sopralluogo che ho voluto effettuare al San Marco assieme all'assessore Razza per constatare lo stato di avanzamento dei lavori nell'allestimento di nuovi posti di terapia intensiva per il coronavirus. I lavori stanno andando avanti con celerità, c'è la mobilitazione del personale. La novità è che qui abbiamo realizzato anche 20 posti letto per pediatria in caso di contagio per i bambini. Lo stesso sarà fatto in altri plessi ospedalieri dell'isola. La prossima settimana saremo nel Palermitano a fare le stesse visite. Vogliamo essere certi di arrivare puntuali con i mezzi di cui disponiamo, puntuali all'appuntamento col picco dell'epidemia che, secondo gli esperti, potrebbe arrivare fra la fine di marzo e i primi di aprile. Abbiamo fatto visita alla rianimazione, ai posti di terapia intensiva. Vorrei far visitare questi posti agli strafottenti che ancora oggi continuano ad andare in giro per le strade della Sicilia, continuano a riunirsi e a dire tanto a me non fa niente, non mi colpisce nessun virus, io sono invulnerabile. Sono immagini davvero difficili da poter dimenticare. Al tempo stesso vorrei rivolgere un appello ai cittadini che sono stati costretti, soprattutto oggi, a fare la fila davanti ai negozi di genere alimentare, ai negozi ai supermercati, che lamentano la chiusura nella giornata domenicale. È un provvedimento duro, restrittivo, sofferto, meditato, che ho compiuto assieme ai colleghi della Calabria, della Campania, del Veneto, di altre regioni del nord. Domenica scorsa nei supermercati la gente stava così. Abbiamo i filmati, abbiamo le foto, abbiamo le prove di una condotta assolutamente irresponsabile. La spesa si può fare lunedì, si può fare il martedì, si può fare 6 giorni la settimana. Non c'è motivo di aspettare la domenica per fare la spesa. I negozi devono stare, anche quelli di genere alimentare, devono stare chiusi, anche perché quei lavoratori hanno il diritto a potersi fermare almeno un giorno, perché anche loro sono in trincea, anche loro sono sovraesposti. Un po' di responsabilità da parte di tutti. Facciamo qualche sacrificio ora in un paio di settimane per evitare di doverne fare per molto tempo e con ben altri contesti nei prossimi mesi.